Ciao a tutti. Allora, lieti che abbiate apprezzato lo scambio di domande e risposta, come pomposamente si chiama in inglese Q&A. Siamo qui a rispondere a un'altra raffica di domande che, come vediamo, arrivano molto rapidamente. Davide chiede come potrebbe un quindicenne come lui entrare allo studio Ghibli. Allora, io allo studio Ghibli ci sono stato, ho visto i disegni dei vari animatori e, come ho detto più volte, sono rimasto molto impressionato perché sono dei disegnatori pazzeschi. Quindi il consiglio che io do a Davide è quello di disegna il più possibile, giorno e notte, impara. Poi io sono una persona che pensa che nulla sia impossibile, quindi battiti. Una mia amica, Laura Anselmino, ha lavorato nello studio Tezuka. Lei era cresciuta leggendo i fumetti di Tezuka e per lei Tezuka era Dio. È riuscita a incontrarlo e a farsi assumere lo studio Tezuka, quindi niente è impossibile. Ti piace lo studio Ghibli? Lavora, diventa bravissimo come disegnatore, impara a capire che cos'è l'animazione e poi prova e magari andrà fatta bene. Massimo mi chiede come ho fatto a lavorare con l'industria di manga, con la Kodansha, eccetera. Allora, io ho cominciato a disegnare delle storie ambientate in Giappone quando ancora erano molto rare. Loro hanno cominciato a studiarmi, c'erano dei studenti di arte, di sociologia che hanno cominciato a scrivere dei saggi pubblicati in Giappone nel quale raccontano il Giappone visto con i miei occhi. Dopodiché il primo che mi ha pubblicato in Giappone è stato il premio Oscar Ryuichi Sakamoto, che cercava un disegnatore che conoscesse la cultura del futurismo italiano e che rappresentasse il manga moderno, il fumetto moderno con derivazione futurista. Sakamoto è stato uno dei musicisti più celebri, fondatore della YOLO Magic Orchestra e praticamente musicista meraviglioso anche come solista, che fece poi un disco che si chiamava Mirai Hayaro, cioè il futurista, con i miei disegni, e anche un libro collegato a Mirai Hayaro, che era un libro nel quale c'era un fumetto scritto a quattro mani tra me e lui. Ma l'entrata vera e propria nel mondo mainstream del manga fu quasi casuale, perché io negli anni 90, anzi nel 1991 esattamente, incontrando la rappresentante internazionale della Kodansha, proposi delle collaborazioni tra autori occidentali e autori giapponesi. Lei, lo racconto questo nei Quaderni Giapponesi 1, divenne tutta rossa e mi chiuse in un ufficio privato dello stand della Kodansha alla Fiera del Libro di Bologna e mi chiese come fa a saperlo. Io dissi che non sapevo niente, non so di che cosa stesse parlando, e lei mi disse: questo è un progetto segreto che stanno sviluppando all'interno della Kodansha. E la prima idea originaria, che non si è mai realizzata, era quella di fare un lavoro tra Jodorowsky e Otomo. In seguito non si è mai realizzata questa cosa e si è realizzata invece questa collaborazione tra Mebius e Taniguchi. Questa idea in realtà era un'idea molto complessa, perché bisognava trovare degli uomini di frontiera, degli uomini che fossero capaci di comunicare anche tenendo conto dell'approccio diverso dell'altro allo storytelling, al disegno della tavola, al ritmo di racconto. Non era facile. Però, per combinazione, dopo un mese, io ero a Tokyo, avevo già organizzato un viaggio a Tokyo, fui portato nella redazione della Kodansha e lì feci vedere delle tavole e cominciò un approccio nel quale loro mi chiesero di fare una prova, e poi questa prova divenne praticamente il mio inizio di collaborazione. Tutto questo viene raccontato nei Quaderni Giapponesi volume primo, quindi se volete sapere nei dettagli tutto quanto, anche l'incontro, diciamo, che durò 3 ore e mezzo e fu uno degli incontri di lavoro più lungo della mia vita, non avete che da leggere i Quaderni Giapponesi. Maremma che giochi chiede a proposito di Icaro. Icaro io l'ho visto nascere, ero a Tokyo quando Taniguchi lo disegnava. Le storie dietro Icaro sono tantissime. Mebius tardava a consegnare il lavoro, era stato pagato in anticipo e continuava a non consegnare e la Kodansha stava perdendo la pazienza. Poi a un certo punto Mebius disse che avrebbe consegnato la sua storia oppure la sua testa su un vassoio d'argento.
così disse, per fare un gesto tipo antico samurai alla Kodansha. E il gran capo della sezione editoriale della Kodansha, presso la quale io stesso lavoravo, con fare molto ironico, rispose: preferiamo la storia alla testa tagliata sul piatto d'argento. Che dire, Jiro Taniguchi soffriva un po' nel disegnare Icaro, perché mi diceva che la sua impressione è che quelle cose che Moebius raccontava i giapponesi le avessero già raccontate da tempo, e quindi non trovava molto appassionante, diciamo, la storia in generale. Io so che dopo due volumi loro interruppero la collaborazione, e che in realtà io ho combinato una cena a Parigi tra Taniguchi, il suo editor della Shogakukan, che era presente quindi, e Moebius. C'ero anch'io, c'era la moglie di Moebius, Isabelle, e parlavamo di queste cose. A un certo punto venne fuori appunto questa ipotesi di proseguire la saga, perché la saga era stata scritta e doveva contenere diversi altri volumi. Poi non se ne fece più niente, alla fine la cosa cadde lì, però non credo che diciamo che ci fu un grande rimpianto da parte di Taniguchi. Dall'altra parte la storia fu tracciata per grandi linee secondo un'idea, diciamo una prassi di creazione di storie propria di Jodorowsky. Jodorowsky, che è stato un regista, è un regista, ora è oltre novantenne, e ha fatto la saga del L'Encal Noir con Moebius, era solito fare delle riunioni con il disegnatore e praticamente raccontare improvvisando, come se fosse una specie di teatro oppure seduta psicanalitica, raccontare tutta una serie di vicende improbabili o folleggianti eccetera, per cercare di trovare la quadra. Man mano che raccontava venivano fuori queste, si concretizzava, si consolidava la storia. Poi stava all'autore, cioè al disegnatore, diciamo, quella di mettere insieme tutto, e lui avrebbe poi rivisto i dialoghi finali. Ecco, questa tecnica, che ovviamente per questione di lingua non era possibile realizzare direttamente con Taniguchi, perché uno parlava francese e l'altro giapponese, è stata messa in pratica per interposta persona, cioè è stato coinvolto una persona molto vicina a Moebius, che si chiama Jean Anesté, che era un mio amico, che ha praticamente avuto la funzione di collante, anche detto ghostwriter, cioè praticamente ha raccolto tutte queste suggestioni di Moebius, le ha messe un po' insieme e poi le mandava alla traduzione, che poi le a sua volta portava a Taniguchi. E Taniguchi faceva la costruzione delle storie. Io ho visto quelli che si chiamano Nemu. I Nemu sono degli storyboard molto primitivi, addirittura c'è un uovo al posto di una testa con scritto il nome per riconoscerli, non ci sono manco lineamenti. E vedevo come lui costruiva questa storia con anche una grande puntualità e anche una grande precisione che era data dal lavoro con questi suoi tre assistenti che io ho conosciuto. Diciamo che la storia quindi è venuta fuori mese, dopo un'attesa lunghissima, ed è venuta fuori per la Kodansha, interrotta poi dopo due volumi. In realtà poi si è provato di rimetterla in piedi con la Shogakukan senza successo. Allora, Gabriele mi chiede del mio rapporto con Pier Vittorio Tondelli e quali siano i miei scrittori preferiti. Dunque, Pier Vittorio Tondelli lo ricordo bene, ci trovavamo a casa di Marcello Iori molto spesso, chiacchieravamo, lui era molto curioso, chiacchieravamo spesso anche proprio di letteratura, ed era molto stupito che io amassi tanto Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar ha scritto un romanzo meraviglioso che si chiama Le Memorie di Adriano. È stata, se non ricordo male, la prima donna ammessa all'Académie Française, e aveva scritto questo libro in una lingua estremamente elegante, sofisticata, colta. Era un romanzo storico in cui lei raccontava Adriano, che è stato un imperatore romano, diciamo un umanista in qualche modo, quindi un non famoso per le sue guerre, le sue repressioni, le sue campagne sanguinarie eccetera. Lui era molto interessato al fumetto e a questo essere molto diretto, perché noi pubblicavamo per le riviste come Alter Linus, Alter Alter, Frigidaire, Linus, e praticamente queste riviste vendevano tantissimo, 30-40 mila copie ogni mese, ed era molto difficile entrarci, quindi
chi pubblicava diventava un po', diciamo, noto. Noi eravamo dei ragazzini, avevamo 20 anni, 22 anni, eccetera, e lui era giovane anche lui, aveva fatto altri libertini che era esploso per lo scandalo. Mi ricordo che poi io avrei fatto anche le scenografie a teatro di altri libertini dell'adattamento e lui era molto, diciamo, commosso, no? Dall'altra parte Pier Vittorio fu il primo a intervistarmi per quello che riguardava i fumetti ambientati in Russia, no? L'epoca in cui la mia band musicale degli Slava Trudu e i CCCP cominciavano il loro percorso con un riferimento estetico legato alla Russia. Per cui ho un ricordo molto bello, mi ricordo conversazioni a Piazza Maggiore tra me e lui, oppure incontri casuali in discoteca che lui, quando scriveva Pau Pau, era due giorni che non usciva e lo rividi in una discoteca che aveva uno sguardo quasi allucinato perché finalmente stava vedendo gente, era uscito dalla sua clausura di scrittura. Ahote chiede di geografie artistiche meno note. Allora, in Africa io ho pubblicato degli artisti africani molti anni fa in Black, che era un'antologia della Coconino Press, quando la casa editrice che ho fondato era ancora diretta da me, ed era molto difficile trovare dei fumetti maturi, diciamo, perché in Africa non lo frequentano molto, tranne che nel Sudafrica, dove c'è una grande tradizione di artisti legati a una produzione indipendente. Poi non so, ci sono autori a tutte le latitudini, però molti non circolano, quindi io non saprei di autori dell'Oceania, eccetera, non me ne viene in mente nessuno in questo momento. Oltre le nuvole, vedo che avete la fantasia nei nomi, chiede rispetto al collezionismo. Sì, possiedo diversi originali di artisti che ho ammirato, compro degli originali ogni tanto, oppure facciamo degli scambi o me li faccio regalare da alcuni artisti. Mi piace l'idea di vedere come hanno costruito le cose. So che Pratt, quando arrivavano le tavole, spesso anche incorniciate, di Milton Caniff, che lui si comprava, apriva la cornice per vedere le correzioni, per vedere in trasparenza la tavola, eccetera. Ecco, io penso che si possa imparare moltissimo. Personalmente credo che, peraltro, sia un ottimo investimento, perché le tavole a fumetti costano relativamente poco rispetto all'arte contemporanea e, come la storia di Robert Crumb insegna, fanno parte dell'arte contemporanea. Adesso Robert Crumb è gestito come autore di fumetti, con le sue tavole a fumetti, da uno dei più grandi galleristi dell'arte contemporanea, e le sue quotazioni sono diventate vertiginose. Se voi aveste comprato delle tavole di Robert Crumb 10 anni fa, probabilmente avreste fatto un affare gigantesco. Dall'altra parte, anche nei festival, non so, al Comic Con, a Lucca, eccetera, è facile trovare dei mercanti che vendono delle tavole molto belle a dei prezzi di solito piuttosto accessibili. Allora, Tommaso chiede un consiglio rispetto ai Gekiga. Io amo moltissimo il Gekiga, che sono i manga più drammatici, questo è, e questi. Sono due, per esempio, due Gekiga, due volumi di Yoshiharu Tsuge. Allora, io vi consiglio alcuni Gekiga, che sono tutti i racconti che potete trovare di Tatsumi. Sono delle perle, sono una meraviglia e raccontano un Giappone del dopoguerra molto cupo e insospettabile per chi abbia la visione di cartolina, diciamo, del Giappone, bello, il luogo della bellezza, e lì ci si vedono i bassi fondi di Tokyo e della città in generale. Vi consiglio sicuramente L'uomo senza talento e Fiori rossi di Yoshiharu Tsuge. Vi consiglio La vita in barca di Tadao Tsuge, fratello di Yoshiharu, e vi consiglio anche, per una lettura più poetica, Tokyo Goodbye di Suzuki Oji. Ecco, questi sono sicuramente dei Gekiga importanti per la storia del manga contemporaneo. Allora, Marius chiede come fare a realizzare un'idea per farla diventare un manga. Le idee, si diceva un tempo, sin quando non diventano qualcosa, poi evaporano, rimangono idee, rimangono nel mondo delle idee. Il punto è applicarsi. Se non sei capace di disegnare le cose che tu ti immagini, cerca qualcuno che possa farlo.
a fianco a te o al posto tuo. Ci sono degli ottimi narratori o degli ottimi sceneggiatori che sono anche dei disegnatori che non disegnano tutto. Io, se scrivo un racconto o un romanzo che è fatto con le parole, pensato per non essere disegnato, se poi mi chiedono di disegnarlo, faccio moltissima fatica. Perché è come se fossero due mondi diversi, no? Il racconto nasce con le immagini. A volte io ho inventato dei personaggi che mi piacciono moltissimo, ma che io me le immagino in una maniera astratta. Se gli metto i lineamenti veri e propri non ci riesco. Però ti dico, spesso mi chiedete queste cose di come fare, come diventare autori, come realizzare la cosa. Usate carta o un iPad, quello che volete, però mettete giù con i disegni, con i ritmi di racconto. Il racconto è questo, non è solo l'idea, il racconto è come la raccontate quell'idea, il passo di danza del racconto è fondamentale. Allora, Mark mi chiede delle cose sul fumetto italiano, una cifra stilistica del fumetto italiano. Allora, dire queste cose oggi è un po' difficile perché viviamo in un mondo globale, io leggo fumetti cinesi, giapponesi o francesi o italiani indifferentemente, nel senso che arrivano tutti, sono fruibili tutti, eccetera. Però storicamente il fumetto italiano si è imposto per una grande tradizione che veniva spesso, penso a Buzzelli, non lo so, o anche lo stesso Pratt, dall'arte classica. Allora, l'approccio invece, quello franco-belga, è legato molto alla linea, l'approccio americano è legato molto al dinamismo, no? A questo proposito mi chiedono quali sono le caratteristiche anche tipiche del linguaggio del fumetto, ma sono chiare le caratteristiche, no? Cioè l'impaginazione, la forma della pagina, i movimenti cinetici, le onomatopee, queste sono presenti solo nel fumetto, non ci sono magari nel fotoromanzo, oppure quando i film degli anni 60 di Batman avevano, film televisivi appunto, avevano bang, boom, crash, eccetera, quello era chiaramente una citazione del fumetto. Questa cifra stilistica nel fumetto italiano di un'epoca portò a un'influenza da parte dell'arte, per cui le macchie un po' espressioniste di Hugo Pratt venivano dalla pittura, le forme classiche dei corpi di Buzzelli venivano anche queste dalla pittura italiana, no? O dalla pittura, sì, prevalentemente italiana. Oggi io guardo queste cose, leggo queste cose, oppure leggo questo che è un libro cinese di Wu Shibai, un libro completamente minimalista, e non posso pensare in termini di se questo mi piace, mi interessa, mi stimola, mi ispira, come ho avuto modo di scrivere nella nobile arte del furto. Io rubo, mi piace, lo uso. L'uso della linea mi interessa, non mi importa se è nato in Giappone o in Belgio o in Francia, lo uso. Quindi penso che sia un po' come dire che appunto un cantante italiano deve cantare in italiano, ma chi l'ha detto? Cioè, tre quarti della musica che io ascolto viene dall'America o dall'Inghilterra, non è di cultura italiana, e quindi perché mai dovrei pormi questo limite? Io non è che leggo soltanto libri che sono stati scritti e pubblicati in Italia, io leggo libri anche in altre lingue che non hanno niente a che vedere con l'Italia, e oggi questa grande, immensa fortuna di avere un mondo globalizzato permette l'accesso alla cultura che un tempo era impensabile. Mr. Storm chiede come ritrovare l'incanto o come, diciamo, coltivare l'incanto. La voglia, la fantasia è un muscolo, la passione è un muscolo, ha a che fare con la quantità di soddisfazione che noi riusciamo a ottenere quando ci sediamo al tavolo e cominciamo a produrre. Non c'è altro metodo che darsi un ritmo preciso. Io per esempio tutte le mattine dalle 9 per tutta la giornata sono al tavolo, sempre, tutti i santi giorni a meno che non sia in viaggio, ecco. Questa cosa crea un rito, una ritualità. Io so che alle 13, 13.30 o alle 14 faccio una pausa, so che alle 16 riprendo sino a mezzanotte, eccetera. Ed è questa ritualità, questa continuità porta risultati, porta passione, porta la voglia di continuare, eccetera. Ci sono poi un sacco di trucchi. Stephen King diceva che prima di mollare la sessione di lavoro devi sapere come continuerà l'indomani mattina, in maniera che non riparti da capo, ma che
devi semplicemente continuare. Allora io non finisco alcune cose che so già come finire. Breccia invece, Alberto Breccia, l'immenso disegnatore, mi diceva sempre: Igor, mi raccomando, non inchiostrare la notte, perché se sei stanco e ti sembra che stai facendo bene le cose, l'indomani mattina con occhi freschi vedi gli orrori che hai combinato. Stessa cosa mi dice Baruch, per esempio. Allora Ricky mi chiede su quando si può cominciare a diventare un fumettista, sentirsi un fumettista. Secondo me non c'è età, non c'è limite, bisogna solamente pensare che fare i fumetti è una impresa che richiede moltissima dedizione e quindi ci vuole moltissimo tempo da dedicare, molta passione, molto amore. La domanda che io vi faccio è: quanto amore hai per il fumetto o per il manga? Quanto sei disposto a rinunciare a uscire la sera? Perché questo è. Chi disegna sa, molto spesso io quando disegno la notte faccio anche le notti, so che altri disegnatori o miei amici oppure fuori stanno facendo questa cosa, perché il fumetto richiede moltissimo impegno, moltissimo tempo, ed è il suo bello. Io non vedo l'ora la mattina di alzarmi per entrare nello studio, non proprio, è una cosa che mi riempie il cuore, mi piace, amo questa vita, amo questo lavoro, amo raccontare le storie, e non c'è niente di più bello, secondo me non lo cambierei questo lavoro per niente al mondo. Di Evangelio cosa penso? L'ho scritto all'epoca quando uscirono, io comprai tutte le videocassette originali, quindi mi ha molto interessato, molto affascinato, ed era un mondo che stava arrivando a una specie di compimento, no? D'altronde questo fu anche oggetto di una conversazione rapida, di qualche battuta, però abbastanza efficace, con il grande Miyazaki. Perché Miyazaki, quando uscì La principessa Mononoke, si sentiva minacciato dal grande successo di Evangelion, e molti in Giappone dicevano che lui ormai era al tramonto e Evangelion era il nuovo verbo per quanto riguarda l'animazione. Poi lui quindi ha inserito elementi come la violenza, eccetera, e ha riportato al centro e alla sua dimensione di dio immortale dell'animazione il suo lavoro. Però Evangelion è stato molto complesso, alla fine la storia è complicatissima, però molto visionario, molto spettacolare, molto, credo che sia un po' l'apoteosi di una certa visione distopica giapponese. E con questo vi saluto, grazie ancora per la vostra compagnia, è stato bellissimo, ce ne saranno altre, voi portate le vostre domande, prima o poi risolveremo e risponderemo. Grazie. Grazie per seguirci con tutto questo affetto. A presto. Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it, iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni, e il link in descrizione per tutto questo. Ciao.